Sì, sono soddisfatto del lavoro svolto e diciamo che mi ha dato anche l'ispirazione per magari fare qualcosa di diverso anche sempre su questo argomento. Io su questo argomento è da parecchio tempo, anche per questioni di lavoro che ci sto su, però diciamo la tesi in sé, 9-10 mesi. È tutta un'altra vita, decisamente, sicuramente aumento di stipendio minimo, che tanto ci voleva poco per prendere esattamente poco, mi sento 10 kg meno, che tutto sommato non mi farebbero male, e so che stasera mi prenderò una sbronza notevole, e quindi tutti i tecnologi prossimi sappiate che il bello di dare la tesi è che poi stasera siete strasbronzi. Finito il calvario del tecnologo, chi l'avrebbe mai detto, è andata strabene, quindi... sia di buon auspicio per i prossimi. Sì, sono contento, la discussione è andata bene, sono soddisfatto, adesso attendo l'esito finale, però sì, in grosso modo sono soddisfatto della discussione e della giornata. Ma speravo meglio sinceramente, però vabbè. Sì, soddisfatto. Fatto il possibile, è andata bene. Contenta non fino in fondo, ma si prende quel che viene. Certo, sono molto soddisfatto anche perché hanno dimostrato una grande capacità di esposizione per le tesi, per cui credo che sia anche questo il nostro ruolo, quello solamente di non fare dei buoni contenuti, ma anche quello di saperli esporre in modo conveniente. Mi auguro che questi futuri dottori trovino facilmente lavoro come tecnologi, credo che comunque sia una delle lauree con una capacità di professionalità, di apertura nella professionalità molto più grande di tante altre lauree. Soddisfatti a metà, perché molto spesso si fermano sul superficiale, non approfondiscono, e poi l'altra mancanza è non rendersi conto di quando sono in un ambiente formale e quindi di gestire la loro performance in maniera ottimale. Quindi usare un vocabolario un po' limitato oppure un linguaggio che proviene dalla vita quotidiana.